technischen Gesichtspunkt aus hat die Klemme durch die geometrische Anordnung der Federn und der Drehpunkte eine praktisch konstante Klemmkraft, auch im Falle einer Änderung des Seillochmessers. Weiters hat die Klemme einige technische Details aufzuweisen. Zum Beispiel ist der Transportschuh gelocht, wodurch eventuelle Schnee- und Eisanhäufungen einfach durch die Löcher durchgedrückt werden können. Die Klemme hat auch einen Längspendeldämpfer, welcher die Schwingungen der Sessel oder Kabinen in den Stationen und in der Linie reduzieren. Weiters kann die Klemme durch geeignete Werkzeuge auf einfache und vor allem sichere Art zerlegt und wieder zusammengebaut werden. All'inizio vengono rimosse le palmole. Aprendo le quattro viti a testa cilindrica è possibile rimuovere il pattino. Spingere la morsa nell'area adibita alla manutenzione e aprirla con il cilindro idraulico finché non si liberano i dadi a corona. Rimuovere copiglie, dadi a corona e rondelle del guidamolla. Avvitare entrambe le allunghe del guidamolla e rilasciare la pressione dalla morsa. Adesso possono essere rimosse le allunghe del guida molla e i pacchi molla. Togliere una copiglia sul perno superiore del guida molla. Svitare un ingrassatore. Rimuovere il disco di copertura e tirare fuori il perno della ganascia. Smontare le molle della morsa con entrambi gli scodellini. Rimuovere entrambi i guidamolle. Fissare il veicolo nel dispositivo di sollevamento e alzarlo. Fissare il dispositivo con dei perni. In seguito rimuovere il rullo di guida. Rimuovere entrambe le bussole di trazione della ganascia e battere fuori i perni con il cono di montaggio. smontare uno dopo l'altro tutti i pezzi della sospensione del veicolo. Rimuovere i perni dei guida molla. Svitare le viti cilindriche e sfilare il corpo morsa dalla sospensione. I rulli di scorrimento, i rulli guida, i perni e le boccole possono essere rimossi con le apposite attrezzature. Le boccole dovrebbero sempre essere sostituite con delle nuove. Dopo il controllo dei singoli pezzi secondo il manuale, si può cominciare con il rimontaggio della morsa in ordine inverso. Deve essere applicato del grasso su tutti i perni prima di rimontarli. Anche il ferodo della sospensione deve essere sufficientemente ingrassato. Appena il corpo della morsa viene inserito nella sospensione, si deve ingrassare la morsa attraverso gli ingrassatori, finché il grasso non fuoriesce lateralmente. Rimontare i singoli pezzi della sospensione rispettando l'ordine descritto dal manuale. Montaggio del rullo guida. La morsa può di nuovo essere abbassata per effettuare i restanti passi del rimontaggio. Montare e fissare perni e guida molla. Inserire la ganascia, montare il perno e fissarlo con la bussola di trazione. Montare e fissare il rullo guida con il perno. Rimettere a posto gli scodellini e le molle. Importante. La corsa della molla deve trovarsi sul punto più basso. Montare e fissare il perno superiore dello scodellino. Inserire le molle negli scodellini e avvitare le allunghe. Togliere il dispositivo di innalzamento. Aprire la morsa con il cilindro idraulico. Svitare le allunghe. Montare il disco distanziale e i dadi a corona e fissarli con una copiglia. Rimettere a posto il pattino e fissarlo con le quattro viti a testa cilindrica. Rimontare la palmola e fissarla con le boccole. Adesso è possibile rilasciare la pressione dalla morsa. Tutte le viti e i dadi devono essere avvitati con la coppia di serraggio indicata nel manuale. Rimettere la cella di carico dell'area di vita alla manutenzione sul valore 0. Aprire la morsa e inserire il perno con diametro nominale. Togliere la pressione dalla morsa e aprirla finché non si libera il perno di misurazione. Leggere il valore misurato e inserirlo nella tabella prevista. Inserire il perno con diametro meno 8% rispetto alla fune nella morsa, dopodiché chiudere la morsa. Il gioco tra il perno e il disco distanziale deve essere più grande di un millimetro. La prova di scorrimento morsa viene fatta all'uscita della stazione tenditrice. Mettere in posizione la morsa, abbassare il dispositivo e mettere in pressione la morsa. Guidare la morsa contro il dispositivo, rilasciando manualmente la pressione dal cilindro di tensionamento, finché la cella di carico non mostra la forza minima descritta dal manuale. Riportare indietro la morsa e rimuovere il dispositivo.